Ansia, rabbia, disagi e paure in molti sostengono che sia forte lo stress collegato alla pandemia e che tra i soggetti più esposti ci siano i giovani. Tra le cause principali vi sarebbe la didattica a distanza, la quale ha profondamente cambiato la vita dei ragazzi che hanno dovuto modificare il loro modo di concepire la scuola così come l'avevano sempre vista e vissuta. In realtà, però, spiega la psicologa Clizia Pugliè, la DAD, in quanto strumento, se utilizzata in in maniera intelligente può addirittura stimolare i ragazzi grazie alle potenzialità della tecnologia. Ad oggi infatti rispetto alla prima ondata della pandemia la situazione è ben diversa. Sì, eh, soprattutto nella prima fase dell'epidemia eh, c'è stato questo tsunami a cui nessuno era preparato e quindi chiaramente anche le scuole, eh, è comprensibile questo. Eh, quindi eh, non c'erano anche delle linee guida che adesso ci sono, no? come utilizzare la DAD, eh, l'insegnante era stato lasciato un pochino solo perché chiaramente eh, non c'erano ancora delle direttive, quindi hanno dovuto imparare mentre dovevano insegnare e questo ha creato molto stress e molta anche confusione, di conseguenza è possibile che molti ragazzi siano, si siano sentiti lasciati soli, questi cambiamenti sono stati vissuti un po' come minaccia invece che come eh, possibilità di crescita. Seppure inoltre manchi ancora la socializzazione ed anche una vicinanza fisica reale, due grandi limiti della DAD, ha poi continuato la dottoressa Pugliè, la situazione sta migliorando poiché ci sono linee guida più chiare per insegnanti e ragazzi e la loro stessa mentalità è cambiata. È venuto fuori che ehm, è una sofferenza ehm, di cui si è consapevoli. Ma la maggioranza dei ragazzi sanno anche che questo è un periodo che finirà e quindi in qualche modo sono consapevoli che devono tener duro. Non è piacevole, non è piacevole per loro, ma non è piacevole per nessuno di noi. E quindi non, è, non sembrerebbe una cosa così traumatica, chiaro che stiamo parlando di percentuali, la maggioranza è così, c'è... Cioè comunque sempre dei ragazzi sofferenti che hanno bisogno maggiormente di essere accolti in questa situazione e di essere seguiti. Qualora eh, si utilizzasse la didattica a distanza con la vecchia metodologia della lezione frontale, dove c'è l'insegnante che spiega, parla, parla minuti, mezz'ora, un'ora e basta, lì abbiamo eh, sicuramente eh, degli effetti negativi, un'altissima deconcentrazione dei ragazzi e... Eh, l'apprendimento veramente viene altamente inficiato. La dad è una nuova tecnologia e come tale però necessita di un approccio culturale nuovo, diverso. Facciamo le classi L'apprendimento i ragazzi lo fanno da soli, l'insegnante dà un input e loro approfondiscono, conoscono, memorizzano. Poi in classe, nella classe digitale, si fa il dibattito, si fanno dei gruppi di approfondimento, ci si scambia tutte le, le, le idee e, e gli approfondimenti fatti. Quello è un atteggiamento, è un apprendimento molto più pregnante per i ragazzi ed è sicuramente fondamentale. Quindi questo è un aspetto nuovo della didattica e grazie alla didattica digitale si è potuto scoperchiare.